Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta alla norma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane, salsa di pomodoro, olio, aglio, sale, pepe, acqua, basilico, ricotta infornata, pasta corta e acqua per la cottura. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere le melanzane con il sale in un colapasta per 30 minuti, dopodiché le sciacqueremo e le asciugheremo. Adesso andiamo a mettere nel boccale l'olio. E l'aglio. E andiamo a insaporire per 3 minuti gradi, velocità soft. Adesso andiamo a versare all'interno del boccale le nostre melanzane. Le andremo a cuocere per 8 minuti a 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro. Il sale, il pepe, l'acqua, le foglie di basilico. E continuiamo a far cuocere per 15 minuti a 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il nostro sugo è pronto. Controllate la consistenza delle melanzane. Se dovessero risultare ancora un po' durette, eventualmente prolungata la cottura per ulteriori 5 minuti. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere l'acqua. E il sale. Andiamo a far bollire l'acqua in 7 minuti a 100 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo la pasta e la faremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, a 100 gradi, antiorario, velocità soft. Nel frattempo andiamo a grattugiare la ricotta infornata che ci servirà per decorare la pasta. La nostra pasta è pronta, adesso l'andremo a scolare. Vi consigliamo di scolare la pasta inserendo il cestello all'interno del boccale, così vi verrà più semplice. In questo modo
bloccando il cestello con la spatola. Dopo aver scolato la pasta, andiamola a condire. La nostra pasta è pronta. Adesso andremo a impiattare. Andiamo a prendere un po' di pasta. Prendiamo la ricotta che abbiamo grattugiato. Mettiamo qualcuna che abbiamo fatta a fettine. Mettiamo una fogliolina di basilico e anche un pezzetto di ricotta infornata. Pasta alla norma. Grazie e alla prossima ricetta.